Buongiorno a tutti e soprattutto a tutte. In questa puntata daremo spazio a due figure che hanno avuto un ruolo non insignificante anche per quanto riguarda l'emancipazione femminile italiana. Qual è il vostro nome? Io sono Grazia Deledda. Alda Verini. Raccontatemi qualcosa della vostra vita, la vostra infanzia, i legami familiari, gli amori, anche quelli non convenzionali. Sinceramente non ho molto da dire, sono nata, sono cresciuta, ho scritto una poesia e poi sono morta. Su, via, non parli in modo così superficiale della sua scrittura. Io per esempio, e come me e molti altri, ne sono rimasta impressionata. Il modo in cui esprime le sue emozioni è a dir poco unico. Beh, avrà anche lei comunque dei meriti. Sì, sì, numerosi premi. Tra quelli di questi, il premio Campiello. Ne vado molto fiera. In ogni caso, volevo farle solo per i complimenti. E la stimo molto come persona e soprattutto come scrittrice. Ho avuto la fortuna di avere un marito che mi ha aiutato a fare ricerche e mi ha sostenuto psicologicamente a causa della grande mole di lavoro. Non so proprio cosa avrei fatto senza di lui. Ah, l'amore, l'amore! Come ha influito nella vostra vita? Il mio amato mi sosteneva in tutto. Se non fosse stato per il suo appoggio, forse non sarei stata la scrittrice che sono adesso. Un giorno, a messa, il prete mi disse che avrei dovuto pregare di più invece che scrivere. Guarda un po', tu. E poi, mentre prima ero costretta a firmare i miei racconti sotto pseudonimo, dato che le scrittrici di genere femminile erano mal viste, ora sono libera di farlo a nome mio. Di sicuro come donna avrà dovuto affrontare parecchie difficoltà, la comprendo. Tempi duri i nostri, ma sono contenta e rassicurata che nel futuro questa situazione migliorerà. Si vedrà. E lei, signora Merini, cosa dice dell'amore? Ah, questi sentimentalismi. Stolzinatezze lascio pure a lei, signora Deledda. L'amore non è costruito per me, non qualcosa di grande, di importanza. La mia vita me la sono costruita da sola, così come le mie poesie. Anch'io, però, devo ammettere, i miei momenti bui in cui ero follemente innamorata di un bellissimo uomo, a cui avrei dato persino la mia vita. E poi guarda dove mi ha mandato, in un manicomio. Oh, lo so bene, ho letto i suoi racconti. Ma come hai fatto a sopravvivere là dentro? Sono stati 10 anni molto lunghi. Ci sono finita perché hai dovuto risolvere un mio problema di ansia, che poi ho trasformato in una vera ansia sociale. In quel manicomio esistevano degli orrori, elettroshock. Ogni tanto ci stipavano dentro a queste anguste e piccole stanze in cui si facevano delle cose orribili. Le chiamavano fatture perché non ci servivano ad abbruttire il nostro spirito e le nostre menti. Fortunatamente questi postati sono stati chiusi e sostituiti con delle buone case di cura, luogo in cui la gente viene trattata con umanità, ma senza quegli orribili elettroshock e quelle cinghie legate ai letti. Grazie, ma non entriamo nei dettagli. Sono argomenti molto duri e alcune persone non sono pronte ad ascoltarle. Ora vorrei fare una domanda solamente a Grazia. Prima abbiamo accennato al premio Nobel. Come ci si sente ad aver ricevuto un'onorificenza tanto importante? Ma non mi sento né più né meno importante degli altri scrittrici. Anzi, ma ritengo che sia un segno di cambiamento in questo mondo, dove anche le donne cominciano a venire messe in risalto. E immagino anche che sia uno sprono per qualunque persona a credere e persistere nei propri sogni. Ben detto, donna. Questa è davvero una risposta degna di essere annotata ed è anche ciò che auguro ai nostri ascoltatori.